Visto che non c'è due senza tre, oggi ritorniamo alla rubrica Calendari dell'Avvento. Hai aperto le caselle? Oggi le casette hai aperto. Le casette perché dietro di noi c'è il Pinallone. Lo so, il nome è un po' ridere, però è il calendario dell'Avvento di Pinalli, che diventa poi un gioco da tavolo. Quindi noi adesso che abbiamo aperto tutto, che ci andiamo a fare? Ci giochiamo a saetta. Sì, Adescagno ha detto che diventerà Radiator Springs. Quando meglio non c'è, usiamo Ah questi. sì, ci sono anche i dadi all'interno. Quindi vi facciamo vedere cosa abbiamo trovato all'interno del Quindi quando calendario. meglio è occupato a giocare, possiamo giocare noi con questi. Esatto, quindi con Aurelio ci giochiamo con le macchinette. Con te invece ci giochiamo con i dadi. Vi lasciamo al video e fateci sapere se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se vi sono piaciuti più gli altri, giusto? Se vi abbiamo fatto ridere e vi auguriamo una buona E giornata. se non vi è piaciuto non fa Non fa niente. niente. Ciao! Oggi andiamo ad aprire il pinallone. Aprimo? Aprimo. Devo dirvi che quando ho fatto così e l'ho aperto, ho fatto. Vediamolo insieme. Scanio non vedeva l'ora di spacchettarlo. Allora, io questa ripresa la devo fare dall'alto e capirete perché. Dovete aprirlo in un posto abbastanza largo perché è un gioco da tavolo. Io quando l'ho aperto ho detto non è possibile. Allora, questo è il pinallone. Io sono sulla sedia, si vede. Qui c'è la partenza e è un gioco da tavolo dove tutte le caselle sono praticamente le Grazie. casette dell'avvento. Quindi Aschi, sei pronto per cominciare? Sì, giusto. Aspetta che, cioè, si merita veramente un, non so, io la trovo un'idea geniale. Vediamo cosa c'è all'interno. E a questo Non c'è punto, la come non c'è? scherzata. C'è. Cominciamo a vedere cosa c'è dentro queste casette, non sono caselle, sono casette. Casetta 1, vai Aschi. Allora, Scagno ha già detto una cosa, che questo calendario, cosa diventerà dopo Aschi, dopo l'apertura? Diventerà una strada per le macchinine. E siccome tuo fratello vuole fare saetta, questa diventa Radiator Springs. Radiator Springs. Quindi vediamo cosa È la c'è. città dove hanno trovato saetta. Allora, no, Di make profumo. Opus, quindi la Terre Parfum, ma per quanto mi up. Dai, io uso riguarda, la io mano. non uso i profumi, quindi uno lo regalo. Aiuto. Non ci riesci? Proviamo insieme, vai. Che cosa ci abbiamo qui? Se con i profumi ero praticamente impreparata, perché non utilizzandoli, vi dico che la 2 è interessante. È il Talasso Scrub. Formato anche abbastanza grande, è un 70 grammi. Questo finisce in doccia. Numero 3. Questo, no, neanche questo mi stupisce, perché il colore è molto bello, per carità. Ma portando il semipermanente. Questo smalto, anche questo, va insieme al profumo regalato probabilmente a mia mamma. Formato full size, bel punto di rosso, ma per me ovviamente non va bene. Numero 4. È un primer per capelli termoprotettore. Questo è comodo da portare dietro con lo spruzzino. Quindi per ora due che regalo, due che tengo. Se avete voglia di vederne altre di calendario dell'avvento, sempre se riesco a recuperarli, chiedete a noi, scrivetecelo sotto che Ascanio è ben felice di spacchettare, insomma, caselle, in questo caso casette. Bobby Brown, qui cominciamo a ragionare con il numero 5, abbiamo un mascara in formato piccolino, vediamo questo tipo di mascara di Bobby Brown, non lo conosco, è uno scovolino in setola. Non ce l'ho il mascara, quindi lo potrei anche provare effettivamente. Vai con il 6, Aschi. Queste sono le cose che mi piacciono in realtà dei calendari o di quando arrivano i formati, insomma, scoperta, cioè il provare, ottimo, provare prodotti che se no non avrei probabilmente acquistato. Appena applicato al volo, l'effetto è molto carino. Vediamo il 6. Mi stupisce? Questa è un'idea carina. E utile, pinzette, brand proprio di Pinalli, e sono con la punta obliqua, ora ve lo faccio vedere. Vediamo se prendono, tra l'altro me devo anche rifare, quindi che capitano a fagiolo. E mi raccomando, quando ci sono queste coperture davanti, non le togliete, o meglio non le buttate, quando le utilizzate poi le mettete, perché se vi cadono le pinzette si sbeccano. Proviamo, vediamo, come vedete si è Una cosa staccato, bella per tolgono. prima.
Vediamo cos'altro c'è. In scatola. Allora. Goofy. Ecco, qui torniamo nel discorso delle cose che da una vita che mi chiedete, prova Goofy. Dico, vabbè, poi lo compro, non l'avevo ancora mai preso. E è il momento di provarlo. Ma poi rossetto, finisce. E poi dopo lo ricompriamo, allora. Pack molto carino di Goofy, tra l'altro vedete anche magnetico. Il formato è full size, la colorazione è la 05 red. Vabbè, a questo punto provo tutto, boom, 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 tutto come viene, viene. Consistenza molto morbida, quindi se vi piacciono rossetti creamy. Mi piace. E mi piace. A questo punto è anche in tema, perché è un tema cromatico, ovviamente, essendo rosso, Natale, malto rosso, rossetto rosso, mascara, basico, pinzette che si usano. Vediamo come andiamo avanti. Maschera di Giada, anche questa, questo brand non l'avevo provato, ne vedo spesso parlare, è un full size, ha un 75 ml, ora non lo compro, ed è una maschera idratante e rigenerante, con aloe, kiwi e cetriolo, quindi questa me la provo e ve lo faccio sapere, anche questa rientra nelle cose che finora mi piacciono di questo calendario. Il rossetto è molto confortevole, questa cosa mi porterà probabilmente a provare anche altro di Goofy. Abbiamo un'altra maschera di dermatologica, maschera in questo caso vai col 10 amore, è una maschera multivitaminica, questa invece è in formato più piccolino. 10 Moroccan Oil, ottimo prodotto per capelli, questo è un trattamento per ogni tipo di capelli, il formato andiamolo a vedere, è un 25 ml, boccettina di vetro questa. Nell'11 abbiamo la bag di Pinalli, quella riutilizzabile dentro. Bag in tessuto, quella di Pinalli, insomma, per se io almeno adesso che vado a fare spesa mi porto sempre queste cose in borsa per non prendere altra plastica al supermercato. Non so voi, ma questa è utile. Che cosa abbiamo nel 12? Questo è una cosa che già si comincia a ragionare bene. Matita di Diego Dalla Palma, formato grande, Stay On Me, è una matita lunghissima tenuta, è la numero 42, matita labbra. Vediamo la colorazione, colore molto bello. Io di questa linea ho le matite occhi e sono veramente a lunga tenuta, ora proveremo anche questa labbra di un colore molto naturale, che le mettete un po' con tutto. Andiamo avanti. E un 3 di Olaplex formato viaggio, non ci fa comodo? Questo, vi ricordo che il 3 è il trattamento vero e proprio, quindi se non volete rinunciare a portarvi il trattamento e non volete portare i boccioni grandi, 3 da viaggio. Con questo ci fate, se avete capelli corti, 2, se avete capelli tipo miei, una trattamento completo. 14 abbiamo di Wizzy, abbiamo un lip balm, carino, utile. Niente di stratosferico questo. 15. Allora, 15 abbiamo di Elizabeth Arden. In realtà è un formato prova, però questo prodotto viene parecchio. Sono, ve lo faccio vedere che sono carine da provare. E quindi, come vedete, sono delle capsuline, quindi ci fate diversi giorni. Sono delle capsule vitaminiche. Queste qui sono capsule alla vitamina C. Ne usate una al giorno, aprite e quello che c'è dentro lo applicate. Questo pure lo volevo provare, sono curiosa, quindi vi farò sapere. Vediamo questo 16. Guardate me. Non guardo. 16, formato grande, questa è buona, me l'avete visto utilizzare un sacco di volte. Questa è un formato gigantesco, io ho il formato più piccolo, io vi dico soltanto questo, l'ho comprato. È crema, è un trattamento contorno occhi di Kiehl's all'avocado. Questo ha un formato gigantesco, questo prodotto è veramente veramente ottimo. Quindi questo è chiuso, non c'è problema se l'aprite anche più tardi col sigillo di garanzia. Questo è un ottimo prodotto. Andiamo avanti. Mesauda! Formato grande, che cosa abbiamo qui di Mesauda? Abbiamo un mascara grande, l'altro l'ho applicato, quindi anche se l'ho messo al volo, questo non mi sembra il caso di metterlo. Questo molto bella, bella sorpresa. 18, che cosa abbiamo? Mulac, formato grande, ultra matte, la colorazione numero 13, anche i rossetti di Mulac, finora non li avevo provati e sono curiosa di andarli a provare. Anche qui abbiamo un rosso in tema natalizio. Io vi dico anche una cosa, no? Ma formato vendita chiuso, formato vendita chiuso, formato vendita chiuso, pure questo qui di Goofy.
In realtà, dal calendario dell'avvento, se alcune cose o non vi piacciono o non le usate, questi diventano tutti mini regali se dovete fare dei pensierini. Mamma. Eh? Cosa abbiamo qui? Qui abbiamo la maschera Plump di Face D. Mai provata, ne ho sentite meraviglie, contenta di provarla. 20. Abbiamo uno spray di un olio profumato di Kerastase. Io utilizzo Olaplex, lo sapete, ma anche Kerastase è un ottimo brand. Della linea Chronologist, formato 50 ml. 21. Ah, rossetto di MAC. Full size, abbiamo il colore Mer, che è un colore molto bello, questo lo conosco, è un colore rosato abbastanza naturale, che è un po' per tutti quanti i giorni, ed anche questo, se lo dovete regalare, è uno di quei colori che non vincola e piace quasi sempre. 22. Abbiamo un siero in formato grande di Origins. Ti faccio uno spray, mamma. È un siero giovinezza multiazione. Non l'ho provato, quindi anche questo vi farò sapere. Dobbiamo provarlo. Lo vuoi provare? Sì. Vai. Fragranza molto buona, sensazione molto leggera sulla pelle. È un brand che non conosco e che quindi andrò a testare, assaggiare e del quale vi farò sapere. 23. Gradevole comunque sulla pelle, leggero. Ah, qui è tanta roba, eh. Io le chiudi palette, non le provate. Sarò impopolare, sarò una delle poche persone... No, adesso non la compro, sarò una delle poche persone rimaste al mondo a non averla provata. Ma qui possiamo andare a provare la Beauty Palette. 24? Passepartout. 24, sì. Cioè, questa... Chapeau. Vediamo 24. Che strano. Le pedine per giocare, perché dopodiché questo calendario diventa un gioco. Quindi abbiamo i dadi e abbiamo le pedine. 25. Iniziamo a testare Estetista Cinica, ok? Me l'avete chiesto anche qui da una vita. E abbiamo l'anti-age rimpolpante e elasticizzante occhi. Quindi questo, devo dirvi, la crema contorno occhi la provo con infinito piacere. Beh, la palette di Nabla, ma che vi devo dire? Cioè, niente, è vero, palette grande. Questo di Mesauda, la matita labbra di Diego Dalla Palma, il rossetto Mulac, Guvi da provare in formato grande, il rossetto di MAC in formato grande, io il siero anti-età in formato grande, la crema contorno occhi di Kiehl's in formato gigante e il resto, insomma, cose molto carine. Devo dirvi che è un bel calendario e soprattutto questa cosa, secondo me, per chi è bambini o per chi vuole giochi da tavolo diverso, è bellissima. Ciao amiche! Allora, tu vuoi fare Radio Tour Springs? Ok, noi andiamo a giocare, fateci sapere che cosa ve ne parli di questo calendario. La rubrica dei calendari ormai è partita e fateci sapere quale vi è piaciuto di più, se questo, gli altri. E vi auguriamo una buona giornata. Ciao amiche nostre! Ciao!